Salve ragazzi, oggi ci troviamo alla mostra di Jackie Maria Balzès, sarebbe una fotografa in cui ha cominciato a fare diciamo, questi quadri in ambito officina. Il progetto si chiama Garage Space, in cui abbiamo alcuni quadri che vi porto ora a far vedere. Per esempio questo qua lo fa da Napoli, in cui rappresenta un Napoli, in cui abbiamo diciamo, il profano, il sacro, l'adolescenza, i bambini, l'addestamento. Quello che rappresenta un po' Napoli. In totale ne abbiamo quattro. Infatti, nell'altra sala troveremo altri quadri che rappresentano Napoli. Poi abbiamo questo è stato fatto a Tokyo, in Giappone, in cui sarebbero delle spugnette messe una sopra l'altra con diversi colori, sempre in ambito officina. Allora, ragazzi, queste sarebbe altre foto dell'artista. Questa è stata fatta a Napoli, in cui rappresenta un po' Napoli, in cui abbiamo le foto delle donne, dal punto di vista erotico, le cose messe a terra sparse, le macchine un po' arrugginite, un po' quello che rappresenta un po' Napoli. Questo sarebbe sempre in ambito officine, in cui la macchina fotografica utilizzata è analogica. Queste per esempio sarebbero delle immagini fatte a Cuba, in cui rappresenta un po' i colori sempre in ambito naturale. In cui i colori sono molto più accesi, in cui danno una forma di 3D. Infatti sono molto belle queste tipo di foto che sono state fatte. Ragazzi, questa è la seconda parte della mostra dell'artista, in cui comincia, diciamo, Cityscapes, che fa delle foto su carta normale, in cui diciamo, delle vicine dei garage, sponsorizzazioni di vari marchi, sempre in ambito officina. Infatti si trova in Sud America. Come vedete, lei piaceva proprio fare questo tipo di foto. Questa è l'ultima parte della mostra, in cui lei passa in ambito officina, passa a fare delle foto in ambito natura, in cui va in zone abbandonate del mondo, in cui dove stanno, ad esempio, delle fabbriche abbandonate, in cui lei decide che la natura prende il sopravvento. Infatti, si chiama questa parte della mostra Fridge Nature. Come vedete, qui comincia a fare, diciamo, foto a mano, cucina dei posti dove stanno le macchine abbandonate.